Allora, dai, cominciamo. Riprendiamo in mano questa serie dopo un bel periodo di pausa. Avevamo fatto, insomma, chi l'ha seguita lo sa, avevamo fatto la prima stagione con il Frosinone. Ci eravamo ovviamente salvati, non mi ricordo neanche come eravamo arrivati. Non so se siamo in Europa League, onestamente, non me lo ricordo. Ma vedremo tutto quanto perché, essendo tanto che non tocco questa carriera, mi sono dimenticato un po' di cose. E come vedete, avevamo messo mano pesantemente alla rosa, soprattutto col mercato dei parametri zero. Avevamo preso Tevez, Carroll, Giovinco, Pato, più altri acquisti che avevamo fatto, tipo Tonali, Mbaye, Lukaku, insomma, abbiamo già messo su una bella rosa. Siamo all'inizio della seconda stagione, qui intanto vedete tutti i panchinari, insomma, intanto che io chiacchiero potete spulciarvi da soli la formazione. Vabbè, quindi la formazione è questa più o meno, poi vediamo quale sarà l'11 titolare. Siamo anche allenatori dell'Islanda e siamo all'inizio, come vi dicevo, della nuova stagione, tant'è che abbiamo ancora la tournée europea da giocare. Abbiamo fatto due partite, avevo fatto forse da solo due partite, 3 punti in due partite, e qui c'è lo scontro diretto col Crystal Palace che io francamente mi andrei a giocare, visto che comunque so sordi. E poi budget trasferimenti 11 milioni. Vabbè, è un po' presto per vedere un attimino quale sarà la stagione. L'idea è andarci a giocare intanto questa partita. Sì, dai, andiamo a giocarci questa partita. Intanto vi dirò un po' di cose sul perché ho deciso di riprendere questa stagione, su come è cambiato il mio rapporto con FIFA in questi ultimi 2 mesi, in realtà, in queste ultime settimane, ma direi ultimi 2 mesi. Intanto andiamo a fare la formazione. Allora, se non sbaglio, Conti era un giovane interessantissimo della primavera, sì, esatto, che però è molto promettente, quindi lo lasciamo. Anche se, visto che è stanco, io farei giocare Kwan titolare in questa partita. E poi per ora basta così. Sì, per ora cominciamo con questi 11. Ok. Impostazioni, se non sbaglio, qui giochiamo Ultimate, esatto. 4 minuti, perfetto. Andiamo a giocare la partita. Allora, il mouse, questo lo possiamo anche spegnere. La Roma si è ripresa, sì, beh, Dio, insomma, ragazzi, la Roma si è ripresa, ha giocato anche con l'ultima in classifica. E la Roma voglio vederla, ecco, lo vedremo martedì se la Roma si è ripresa. Io ho molti dubbi e continuo a dire che Di Francesco va cacciato. Anche perché ora vincere 0 col Chievo passa tutto, anzi. Il problema della Roma di Francesco è proprio la discontinuità, quindi non ci vedo niente di strano, niente di... Cioè, questa vittoria col Chievo è coerente con la continua discontinuità appunto della Roma. Ragazzi, mi serve un feedback sull'audio. Ditemi se sentite l'audio di gioco, se è troppo basso o troppo alto in relazione alla mia voce, insomma. Ditemi se va aggiustato perché, come detto, non streamo da tanto FIFA, quindi non so come ha impostato l'audio. Intanto siamo subito davanti con Tevez dentro per Kwan. Vai Kwan! Palla fuori. Allora. Vediamo se riesco a leggere un po' i vostri commenti intanto che gioco. Comunque, quanto starò in live? Credo un paio d'ore scarse, forse. Sicuramente un'oretta e mezza, non di meno. Poi vediamo se anche un po' di più. Bella l'apertura di qua per Dice. Dai Dice. Tra l'altro la maglia di fusione sembra verde, non sembra neanche gialla. Per me va bene così l'audio. L'audio sembra ok, perfetto, grazie del feedback. Tra l'altro io sto facendo la carriera proprio con il Crystal Palace, scrive Marmox, prendendo soltanto giocatori con i volti. Ti dico, questa è una cosa che avevo valutato anch'io. L'idea di fare una carriera in cui, attenzione, acquistare soltanto giocatori che hanno la faccia fatta bene, perché onestamente rende tutto più realistico. Volevo anche iniziare una carriera, e non è detto che non lo farò, in Premier League. Però poi questo lo valuteremo più avanti. Tanto proprio perché c'era questa carriera avviata che mi piaceva molto, mi è venuta voglia di riprenderla. E parliamo proprio un attimino di questo. Perché sono tornato a fare la carriera allenatore dopo che l'avevo sospesa, perché avevo detto che mi annoiavo, dopo anche tutte le polemiche che ci sono state un po' sulla carriera allenatore di FIFA, no? Dove io comunque ho detto la mia. Nel senso che la carriera allenatore è abbastanza pallosa quest'anno, specialmente in alcuni squilibri nella difficoltà Ultimate, che è in tutto e per tutto la difficoltà leggenda, con la differenza che ogni tiro della CPU è gol. Io adesso non so se con le patch che sono uscite nel frattempo hanno aggiustato magari questa cosa, ma
Vedo che a livello di gioco la cosa non è cambiata molto perché, come vedete, sto per ora dominando la partita. Siamo sempre qui sulla tre quarti del Crystal Palace. Ancora non riusciamo a tirare in porta, però non è che Crystal Palace ci stia mettendo così tanto in difficoltà. E mo' sicuramente che ho detto sta cosa perderò 3-0, perché è normale. Tonali carica al sinistro. Palla esce fuori di poco. Tra l'altro, ho tolto. Vabbè, era anche ora. Ma no, Tonali è bruttissimo. Ho tolto l'indicatore del time finishing perché, insomma, ormai sono passati diversi mesi. Continuo a non beccarne uno di tiro col timer, però dovrò imparare prima o poi. E guarda che c'è spazio di qua per Mbaye. Vai Mbaye, tira, tira Mbaye. Mamma mia, ragazzi. Stavo dicendo? Sono dimenticato quello che stavo dicendo. Ah, stavo dicendo, perché ho deciso di riprendere questa carriera? Beh, perché mi è tornata voglia di carriera, semplicemente. Io purtroppo ho questo rapporto di amore-odio con FIFA, non tanto per FIFA in sé, è perché io ho bisogno di giocare a giochi di calcio. Mi piace tantissimo il calcio, mi piacciono tantissimo i giochi di calcio. Di conseguenza non riesco a stare troppo tempo senza un gioco di calcio. Per cui, ma questo succede tutti gli anni, con FIFA. Tutti gli anni ho a un certo punto dell'anno una serie di, una sorta di rigetto. Per FIFA, perché FIFA ha i suoi problemi e ce li ha tutti gli anni. Purtroppo sono tutti gli anni sempre gli stessi. E quindi alle lunghe poi ho una crisi di rigetto per cui mi passa totalmente la voglia di FIFA. Mi stacco da FIFA un mese o due e poi sento la mancanza, vado proprio in crisi di astinenza e ho voglia di ricominciare. Quest'anno la cosa a me è successa sia per quanto riguarda FIFA in singolo, sia per quanto riguarda FIFA online. Mi sono stufato anche di Ultimate Team. Con la differenza che, come previsto, per quanto riguarda FIFA in singolo, mi è tornata la voglia. E non so se riusciamo a fare anche gol. Magari vai Lukaku. Niente. Mentre invece Ultimate Team, quest'anno proprio il disprezzo più totale. Tanto grazie a Marco per l'hosting. Per Ultimate Team mi è proprio passata la voglia pesante. Perché vai Kwan, vai Kwan. Aspetta, la prima stazione. Vai Ardaitz. Niente, lotta Ardaitz, ma non ci arriva. Non è finita però. Facciamo sta cosa, ragazzi. Abbiamo chiusi per tutto il primo tempo. Facciamo questo gol. Niente, non riusciamo a segnare. Dicevo, Ultimate Team mi è proprio scaduto. Perché Electronic Arts sta avendo una gestione che io ritengo veramente discutibile. Già ci sono tutti i problemi che ci sono con i giocatori che continuano a comprare crediti impuniti da Electronic Arts. Mettila in mezzo. Mettila in mezzo! Non ci credo. Non ci credo. Non puoi sbagliare sti gol. Chi era? Era proprio Kwan. Che comunque è sempre nel vivo del gioco, eh. Si sta comportando molto bene, a parte questo erroraccio gravissimo. Cioè, allora, dicevo, già c'è gente che compra crediti, quindi i prezzi sono alti. E poi, non so, inspiegabilmente, tutti hanno già due o tre icone, fenomeni, Ronaldo, Neymar, Messi, come se niente fosse. E quando io per comprare Bale ci ho messo 3 mesi, praticamente. Ma perché? Perché la gente shoppa, è chiaro questo. Shoppa nel migliore dei casi, perché poi, come dicevo, c'è gente che compra direttamente i crediti. Vai Froyer, vai Froyer. Niente, non si lascia segnare. Quindi già non è un granché perché in divisione 5, che è quella in cui sono io, fai una partita e trovi tutti gente con fenomeni, con icone. Cioè, che la mia squadra a confronto faceva ridere. E in più Electronic Arts ci mette il carico da 90 perché continua a far uscire carte motivatamente forti, tipo quelli che sono usciti poco tempo fa, che erano tipo le stelle del futuro, oppure gli headliners. Cioè, sono tutte carte overpower che mettono sul mercato senza motivo e rendono sempre più facile farsi una squadra veramente di fenomeni. E questo va chiaramente a discapito di chi non ha troppi soldi o troppo tempo da investire nel gioco. Perché io, vabbè, ve l'ho detto prima, di tempo ne ho sempre meno. L'alternativa è investire soldi, e di certo non voglio buttare soldi in un giochino come Ultimate Team. Però tanta gente lo fa. Quindi questo determina poi il fatto che se uno vuole giocare in maniera spensierata ad Ultimate Team non può farlo, perché se tu vuoi, sei il giocatore che vuole farsi soltanto qualche partita al sabato e la domenica, attenzione, come potrei essere io per esempio, non posso farlo perché vado online e becco gente con squadre impossibili da giocare, cioè da affrontare. Quindi Ultimate Team scade tantissimo da quel punto di vista lì. E vediamo se riusciamo a fare gol. Niente. Dai ragazzi, dai. Dai Kwan, riscatta sta stagione Kwan. Mamma mia, tiraccio. Facciamo dei cambi. Adesso magari leggere anche i commenti, ragazzi. Allora, mettiamo Andy Carroll al posto di Tevez.
Mettiamo Lazar al posto di Lukaku. E metterei. Io metterei Giovinco al posto di Ciano. Vedo che avete scritto un po' di commenti, ma a fine partita leggo e rispondo, eh. Comunque, tutto sto pippotto per dirvi che mentre gli Ultimate Team non sento proprio la mancanza, ma proprio zero, anche perché tra l'altro Ultimate Team mi toglieva un sacco di tempo che potrei usare per giocare ad altri giochi, la carriera un po' mi mancava, perché è una modalità che comunque mi piace un sacco, anche se quella di FIFA ha tantissimi problemi, ma non è, purtroppo non ci sono tante alternative. Se vuoi giocare a un gioco di calcio, che non sia manageriale, perché in quel caso c'è FM, ma se vuoi giocare tu al gioco di calcio, controllare due giocatori. La scelta purtroppo è tra FIFA e PES, e FIFA continua ad essere meno peggiore, quindi proprio quando tiene voglia di carriera devi per forza giocare a FIFA. Siccome mi è tornata la voglia, ecco il motivo per cui ho deciso di riprendere questa serie col Frosinone, sperando che non mi passi la voglia troppo in fretta. Però insomma vediamo, quello poi è un problema che ci porremo eventualmente più avanti. E comunque io, come ho detto, avrei anche voglia di iniziare un'altra carriera, magari in Inghilterra, però questo poi lo valuteremo sempre più avanti. Io non riesco a fare gol e questa partita va vinta. Tanto ha ammonito Carroll senza motivo. Vabbè. Onestamente non l'ho capita sta ammonizione. Però bisogna vincerla sta partita, ragazzi, perché se no non passiamo neanche il turno. No. Dai. Quindi concentriamoci un attimo sulla partita. Bravo, Froger. Perendi. Sì. Ah. Wickham. Lo insegue Froger. Bravo, Krajnic, che interviene. Poi Froger. Sali, sovrapponi, sovrapponi. Sovrapponi in Baye, bravissimo. Dentro per Ardaitz. Ardaitz, dentro per Andy Carroll. Andy Carroll! Andy Carroll! Andy Carroll! È fuori gioco. Porco il demonio. Era fuori gioco di Ardaitz addirittura, niente. Come non detto. Io ho il terrore di subire un tiro in porta dal Crystal Palace, perché sicuramente prendiamo gol se tiriamo in porta. Eccolo, l'ho chiamato, eh. Oh, vedete perché mi fa schifo FIFA? Signore, non voglio manco rivederlo, guarda, non voglio manco rivederlo. Mettiamo tutto quello che possiamo mettere offensivo, mettiamo tanto. Krajnic dietro, bravo. Dai, Andy. Sì, che buona, Ardaitz, Ardaitz. Porca miseria. Non farlo uscire. No, è nostra? No. Non baie. Sì, Ardaitz. Sì, Giovinco. Sì, di qua. Dai, Guan. Dai, Guan. Niente. Calcio d'angolo, 89esimo. C'è anche Gasperoni dentro. Eccolo. Niente. Dai. Niente, qui finisce la partita, immagino. Forse prendiamo anche il 2, vediamo. No, non prendiamo il 2-0 perché siamo già al 93esimo. E invece sì. No. Beh, dai, fischia però. Al 97esimo si degna di fischiare.
E il gioco ci ha ricordato subito per quale motivo l'avevo abbandonato. Molto bene. Allora, andiamo a leggere un po' i commenti, va. Tanto grande Zegolor per il cheer, grazie. Allora, non funziona il mouse. Eccolo. Ok. Allora, un attimino che torno. Ma che cazzo c'ha sto mouse oggi? Aspettate. Tutto andiamo avanti. Quindi immagino che siamo stati eliminati dalla competizione. Purtroppo. Allora, andiamo avanti. Pure io ad ottobre che non giocavo, sto riprendendo, vediamo che succede, scrive Galos. Ah, ok. Ciao Marco Maina Gioia, perfetto, almeno adesso hai un nome pronunciabile. Ciao Giova, come mai ho voluto riprendere la carriera con fusione? Beh, questo l'ho già spiegato. Spero di essere stato. Aspetta. Ok. Spero di essere stato chiaro nella spiegazione. Andiamo a fare allenamento. Ma che è? No, no, interrompi simulazione che abbiamo l'allenamento da fare. Allora, Ardaitz, Conti, Gasperoni. Vediamo un pochino chi allenare. Perché Ardaitz sicuramente. Qui ce n'è di gente da allenare. Beh, Conti probabilmente. Anche Tonali, ragazzi. Quan. Ne abbiamo di giovani da far salire qui. Ne abbiamo tanti. Io metterei Quan. Metterei Quan, ok. Via, allora. Quest'anno FIFA lo odio, credimi, non lo uso da 3 settimane. Sì, lo so, vi spiegavo anch'io prima, lo capisco, lo capisco. Buonasera Simone, intanto. Ciao Armando. La carriera con l'Hull City, questa è una bella carriera. E io vorrei fare tipo una carriera del genere, con una squadretta inglese piccolina. Poi vedremo. Nel frattempo è finito Red Dead, io sto giocando a Kingdom Hearts. Allora, e a te il Vespira su Switch. Allora, no Matteo, non ho finito Red Dead. Allora, un attimino, vediamo un attimino. Bel lavoro. Iniziando la mia assegnazione obiettivo, mentre il bello del club nel giro di 3 stagioni, dopo aver esaminato i primi resoconti, possiamo confermare di averlo raggiunto. Ottimo. Abbiamo venduto Citro per 1 milione, abbiamo venduto Bardi, vedete, questo non mi ricordavo. Ammazza! Bardi per 6 milioni l'abbiamo venduto. Ricci in prestito, premio torneo. Beh, buono. Ottimo, direi. Ok, infatti il budget è aumentato sensibilmente, adesso abbiamo 18 milioni di budget. Però andiamo un attimino avanti. Io volevo vedere il calendario. Poi andiamo a rispondere agli altri commenti. Calendario che adesso è vuoto perché ovviamente siamo stati eliminati. Avremo lo Spezia in Coppa Italia il 10 agosto e poi cominceremo il campionato. Vabbè. Sì. Questi sono gli incontri con la nazionale, ma adesso non ci interessa. Ok. Perfetto. Punto avanziamo. Dicevo, no, Red Dead non ho avuto il tempo di finirlo. Sono andato un po' avanti, ma come ho detto, non faccio veramente fatica a trovare il tempo di giocare. Qui intanto arriva l'Ajax che vuole Ciano, ma Ciano non si cede. Sicuramente non per così poco. Quindi direi di rifiutare l'offerta. Andiamo avanti. E poi vabbè, sono tutti i vostri commenti sul gol. Sul gol preso dopo aver detto se questi fanno un tiro in porta segnano. Non fare timer, li hanno fissati, non funzionano più. Ah, perfetto, Ferdix, vedi, questo non lo sapevo. Offerta per Krajic. Ecco, sono un po' indeciso, no, però Krajic è un giocatore interessante, io non vorrei svenderlo per così poco. Quindi no. Arriva anche un'offerta per Gori. Allora andiamo. Questa la rifiutiamo. Sì. Questa la rifiutiamo. Mentre quella per Gori.
Se riusciamo, andiamo a trattare per Gori, perché magari se riusciamo ad alzare un po', magari se riusciamo ad andare verso i 5 più o meno. Allora, Alexander Mare, continua da solo oppure hai fatto sempre il live perché non ricordavo Tevez? No, questa non l'ho mai toccata da solo, ero rimasto esattamente dove eravamo rimasti noi. Tevez l'avevo comprato prima di chiudere la stagione, l'avevo preso a parametro 0. Allora, io voglio 5 milioni per Gori. No, vabbè, pazienza, ce lo teniamo. Ok. Ciao Nerd World. Sono speaker per una radio web chiamata Radio Bledime e vorrei intervistarti. Già ho intervistato Federico Marconi. Guarda, caro, per queste cose, magari scrivimi in privato su Instagram, XanderGamer90, anche lì. E magari ne parliamo in direct su Instagram. Però, intanto, grazie della proposta. Aspetto il tuo messaggio a sto punto. Allora. Offerta per il trasferimento di Jacobucci. Il caso in Pasa vuole Jacobucci. Beh, questo direi che glielo diamo perché almeno sfoltiamo inutilmente. Cioè, quando gioca Jacobucci, abbiate pazienza. Tra l'altro ci offrono anche più del suo valore, quindi questa la accettiamo. Via. Ok, grazie Nerdworld. Allora poi dopo ti rispondo al live finita, ci aggiorniamo dopo. Ok. Andiamo avanti. Oh, ragazzi, in teoria siamo ancora a mercato aperto, quindi se avete proposte per il mercato, giocatori che potremmo contattare, interessanti, ovviamente, prego, sotto con i consigli. Altra offerta per il trasferimento di Gori, stavolta è la Spal che ce lo chiede. Sì, oddio, forse ho tirato un po' troppo la corda prima. Qua dice che possiamo arrivare fino a 3,8 per Gori. Loro ci offrono già 3,5. Beh. Andiamo a trattare almeno verso i 4 milioni. Allora, facciamo 4 e 1. Vediamo se possiamo trattare almeno. Capisco che non vuoi dire via. Ok, sono disposti a offrirci 4 milioni e 1 per Gori e direi che a questo punto Gori può andare alla SPAL per quanto mi riguarda. Vediamo se il giocatore poi si accorderà con la società. Ti consiglio Rossi. Mi devi dare un riferimento perché se cerco Rossi esce il mondo. Non ricordo come fa di cognome, magari di nome. È un po' un problemino. Allora. Cioè, vogliono Gasperoni in prestito? No, ragazzi. Ma anche no. Gasperoni è il nostro portierone titolare, quindi anche no. Perché abbiamo due offerte per Gori? Ah, ok, quella vecchia. Infatti volevo vederlo sto Rossi, però. Allora, Jacobucci venduto, perfetto. Gori venduto, arriva il trasferimento per Okwon, l'offerta di trasferimento per Okwonkwo. E vi dirò, ragazzi, Okwonkwo, il Brighton poi. Possiamo tirare un po', perché possiamo tirare fino a 15 milioni, e io tratto per Okwonkwo, perché è un giocatore che per il nostro modulo fondamentalmente non è che ci serva poi tanto. Vediamo un attimino. Perché Okonkwo si potrebbe anche cedere. Allora, tiriamo un po'. Modifica. Io chiedo 16. Avanza. Capisco e hanno accettato 16 milioni. Perfetto, ragazzi. Mi hanno accettato quindi l'offerta del Brighton per Okonkwo. Vediamo se parte anche Okonkwo per 16 milioni. Tanta roba. Qui abbiamo invece reso conto sulla squadra primavera. E
E abbiamo un... Sì, insomma... C'è della gente interessante, tipo questo Fabio Romano, difensore centrale, 18 anni. Io questo Fabio Romano quasi me lo porterei in prima squadra, per il momento lasciamo ancora lì, ma è molto interessante. C'è lì del Valencia giovane che gioca sulla fascia, ma non giochiamo con giocatori di fascia noi. Kubo. Io sto Kubo perché l'avevo già sentito, forse l'avevo già visionato. Tanto andiamo a simulare gli allenamenti. Sì, che poi vediamo anche cosa ci serve perché... Ciao Davide, considerate che vanno bene anche giocatori non giovani, cioè non più giovanissimi, anche giocatori fatti potrebbero andare bene. In realtà siamo messi abbastanza bene, forse prenderei un difensore centrale, ma no, in realtà siamo messi abbastanza bene. Tanto andiamo avanti. Kubo gioca anche come COC, adesso andiamo a vedere sto Kubo. Offerta del prestito di Gasperoni ancora. Oh, vedo anche un'interessantissima offerta di trasferimento per Haaland. Allora, Gasperoni no. Tra l'altro lo voleva il Leicester. E Haaland invece possiamo arrivare a 9 milioni e al Besiktas. Io per 9 milioni glielo do al Besiktas perché sto Haaland a me non è piaciuto per niente. Quindi andiamo a chiedere... Ma chiediamone 10 magari. Io chiedo 10. Andiamo un po'. Mi dispiace se mette stati Haaland, ma questo è il massimo che possiamo offrire. 7-2, no. Dovrete scendere parecchio. Cioè, dovrete salire parecchio se volete Haaland. Ragioniamo su 9-6. Non possiamo venirci incontro a 8-4? No. Possiamo venirci incontro a 9, 9-3, dai. No, 9-4. 4 va bene, non vedo perché dovrei scendere. Ok, non vogliamo la trattativa salti. 9 milioni per Haaland. E anche questo direi che potrebbe essere un potenziale affare. Ok. Xander si chiama Diego Rossi. Alla sinistra. Però stesso discorso, alla sinistra non mi serve. Kubo fortissimo. Andiamo a vedere la carriera con l'Osnabrück. Andiamo a vedere sto Kubo. Allora. Cerca giocatori. Kubo. Mo chi è? Questo? Rei Kubo? Immagino di sì. Ma è questo qua, ragazzi? Aspetto un attimino voi per prima di fare offerte a un cubo qualsiasi. Tanto vediamo questo Teiero e Jorge Sáenz. Terzino destro, 23 anni. Vero che abbiamo un Bayer lì però. Non l'ho svincolato. Ah, Takefusa, ok. Infatti mi sembrava strano. Torniamo un attimino su cubo. Takefusa Kubo, eccolo qua. Ok. COC. Facciamolo visionare. Ah, è già tra i preferiti. Contratto di scadenza fra 11 mesi. Infatti mi ricordavo che l'avevo già adocchiato. Quindi se andiamo su Hub Mercato dovrebbe esserci già Kubo. Eccolo qua, infatti. Cosa ci dicono di Kubo? Beh, costa niente. Costa veramente niente. La domanda è, lo farei giocare però uno di... Cioè ragazzi, lì abbiamo... Vabbè, pensiamoci un attimino. A parte che pure prenderlo per eventualmente rivenderlo non sarebbe male. Tanto per quello che costa. Facciamo, deleghiamo per acquistare, va. No. Vabbè, sì, ormai ho delegato. Vediamo un po' come va. E poi, boh, tra questi chi c'era interessante che potremmo prendere?
Ma non moltissimo. C'era questo Sigurdsson che è interessante. C'è Viviani del Brescia che è molto interessante. C'è Milenkovic. Ecco, Milenkovic, secondo me, è uno molto interessante. Vediamo un po' su sto FIFA al volo quanto cresce Milenkovic. E poi c'è Luca Pellegrini. Io però volevo vedere Milenkovic. Allora, su FIFA. Ah, Rossi, giusto, bravo, anche Rossi devo vedere. Diego Rossi. Sì, no, lo vedo, però. Ah, Zaniolo. Vediamo un po' tutti. Però, vabbè, vediamo un attimino. Non vorrei fare la solita carriera scontata, questo l'ho già detto mille volte. Milenkovic. Che è questo, immagino. Manco per niente. Ho sbagliato Milenkovic. Eccolo qua, Nicola Milenkovic. Dio, potenziale 81, non è tutto sto gran fenomeno che pensavo. È sicuramente un buon giocatore, ma quanto potrà andare a migliorare nella nostra. Non lo so, non lo so. Chiedo anche la vostra su Milenkovic. Mentre invece, vediamo un po' questo Diego Rossi. Zaniolo non credo che ci sia, ragazzi, perché questa carriera l'ho iniziata. Non so se già c'era anche prima della patch, Zaniolo. Ecco, Diego Rossi già è interessante, effettivamente, però non ha la sinistra pura. Non lo so. Non sono molto convinto. Invece Zaniolo. Nicolò Zaniolo. Mamma mia, bestia, ragazzi. Andiamo avanti, lasciamo sta Zaniolo. Andiamo avanti. Ho comunque venduto, offerta per il trasferimento di Krainc, io però Krainc non voglio venderlo. Sì, infatti è strano che hanno fatto così scarso. Ah, ma aveva scritto anche Simone, grazie Simone, purtroppo avevo già aperto a schermo su FIFA. Accordo per l'acquisto di Kubo. Ah, soltanto 970. Beh, questo intanto lo finalizziamo, ragazzi. Venduto anche Haaland, intanto ho visto. Questo lo finalizziamo perché per un milioncino sto cubo intanto ce lo prendiamo. Poi se proprio non mi piace, vorrà dire che faremo plusvalenza. Come abbiamo fatto con Haaland, per esempio, appena adesso, perché abbiamo preso a 2 soldi e lo rivendiamo a 9 milioni. Tutto sommato. Piontek. Ecco, Piontek a me piace tantissimo. Però bisogna vedere se qui è aggiornato Piontek. Vediamo un po'. Io ho paura che sia ancora una pippa qui Piontek. 24 anni, facciamolo seguire, ma ho un po' paura che sia una pippa. Perché ricordatevi che questa è una carriera iniziata prima dell'aggiornamento, eh? Quindi sono i valori di inizio stagione. E non credo che Piontek fosse fortissimo inizio stagione. Poi spero di sbagliarmi, ovviamente. Però sì, Piontek lo prenderei a prescindere perché a me piace proprio tanto come giocatore. È vero che adesso abbiamo tanta roba. Ah, Barrow! Barrow anche. Barrow è uno dei miei pupilli, tra l'altro. Grazie, Manico. Effettivamente, Barrow lo andrei a vedere. Cerca giocatori. È una pippetta. Barrow. Barrow. Dov'è? Musa Barro. Facciamo seguire. Stiamolo come preferito. Con il Milan si è aggiornato fino a 82. Sì, lo so, però è come è giusto che sia. Però purtroppo inizio stagione ancora è un po' una pippa.
Vediamo se riusciamo ad andare a giocare la partita di Coppa Italia intanto. Intanto fatemi dare un'occhiata anche a Barro su FIFA, su sto FIFA. Musa Barro. Offerta per il prestito di Cook. Chi cazzo è Cook? Io questo quando l'ho preso, scusate. Vabbè. Io intanto in prestito glielo do Cook. Non mi ricordo neanche chi è, se l'ho preso io, se già c'era, boh. Barro comunque sì, è interessantissimo. Mentre Piontek. Interesse per Martella, non ce ne frega niente. Piontek. In realtà Piontek su FIFA diventa un 82, quindi sì, beh, pensavo meglio. Andiamo già alla partita di Coppa Italia contro lo Spezia intanto. Allora, questa è l'occasione per fare un po' di esperimenti, quindi andiamo in gestione squadra, facciamo giocare sicuramente Pato, facciamo giocare Kwan al posto di Freuler, facciamo giocare boh. Beh, in realtà si è sfoltita parecchio la rosa. Lazar? No, lasciamo così, giochiamo così con magari Giovinco posto di Ciano. Allora, Christian mi è diventato 77 alla terza stagione. Keane non mi piace, dico la verità. Va bene, Marco. Allora, metti Giovinco e Tevez. Ma Giovinco l'ho messo, mo. Tevez magari lo mettiamo in campionato. Volevo provare anche un po' Pato. Adesso sarà dura capire chi sarà il titolare di questa squadra, perché davanti c'è tanta concorrenza. Sicuramente Ardaitz è inamovibile. Anche perché cresce Ardaitz. Qui sbaglia subito Conti. Bravo Kwan, palla per Lukaku. Cross non era male. Credo in angolo, sì, esatto. Vediamo Conti come batte gli angoli. Male, mi batte male. Bella questa palla, vai e tira. Guarda che controllo. Chiuso giustamente in calcio d'angolo. Ma. Te credo, guarda come gli batte male Conti. Scarsissimo. Vabbè, Giovinco, insomma, è il migliore. Ah, ma c'è già Giovinco sul pallone. Ok. Sì, non che Giovinco l'abbia battuto tanto meglio. Forse questa partita la potevo anche simulare. No, occhio. Attenzione. Andiamo fuori sto pallone. Bravo Vicari. Ce la siamo cavata, eh. Sì, comunque c'è un reparto da migliorare la difesa. Occhio a Bartolomei. Bravissimo Mbai. Ancora Bartolomei. Il cross sul secondo palo. Mastinu. E c'è il gol. Esce il gol dello Spezia. È incredibile. Mastinu salta sul terzino. Ciao Lore. Sono un attimo staccato. Hai visto? No, non l'ho visto Marmox, non l'ho visto. Poi lo vedremo. Tanto andiamo a recuperare questa partita che è iniziata malissimo. Bravo Conti. Palla dentro per Pato. Mamma mia Pato. Subito 1-1. Pato è tanta roba, eh. È tanta roba Alexandre Pato per il nostro Frosinone. Ti consiglio Simic del Milan. Questo pure è un consiglio interessante, Lore. Grazie. Mo' un attimino a vedere Simic.
Bella l'apertura di Conti verso Mbaye. Bravo Mbaye, tieni, tieni. Ardaiz dentro per Pato, la prolunga per Mbaye. Il cross non è male per niente. Azione meravigliosa, divorata da Jordan Lukaku. Azione meravigliosa del Frosinone. Ancora Frosinone però. Ardaiz. Finta di corpo. Serve Mbaye. Mbaye per Ardaiz. Ancora per Mbaye sul fondo. Il cross non è male, la manna. Ancora Frosinone, Tonali. Kwan per Conti, il destro di Conti, respinto, la raccoglie Giovinco. La manna. Se serve un TD compra Abate. No, vabbè, il TD ce l'abbiamo, abbiamo un Baie che è abbastanza forte. Però Simic sì, dopo lo vado a vedere. Attenzione. Kwan. Baie, il cross di Mbaie, pallone messo fuori, Tonali, Conti, carica, Conti, carica, al sinistro di Conti, palla alta. Ma il Frosinone c'è. Intanto grazie del follow, Lore. Una buona esperienza come magazziniere, benissimo. Bravo Lukaku. Intercetta questo pallone, verticalizza subito per Giovinco, 3 contro 2, Giovinco, Pato, prolunga per Ardaiz, col sinistro il palo. E Bartolomeo poi la mette fuori, ma il Frosinone c'è. Baie, Tonali, Baie, cross sul terzo palo praticamente, messo fuori. Occhio allo Spezia che riparte, perché c'è Garabino che è solo. Va a coprire Krajnic che lo ferma. Dai, dai. Dai Giovinco, palla per Ardaiz, è buona questa, eh. Ardaiz si defila per il destro, palla fuori, c'è stata la deviazione, però sarà calcio d'angolo. Allora Giovinco dalla bandierina. Cross sul primo palo, il colpo di testa, ancora il palo, ragazzi, è il terzo legno che colpiamo se consideriamo anche il gol di Giovinco che aveva sbattuto sul palo, anzi scusa, di Pato che aveva sbattuto sul palo. Altri due legni poi. Siamo appena al 42esimo, il Frosinone che meriterebbe ampiamente il vantaggio. Giovinco che è andato zitto zitto in Arabia, sì. Pato. Ardaiz. Bella l'apertura per Mbaye, il cross di Mbaye proprio per Giovinco. Tocco a cercare di beffare la manna che però non si fa beffare sul primo palo. Attenzione. Bravo, Vicari. Sì, Ardaiz. Passiamo in vantaggio. Chiudiamo bene sto primo tempo. No, che ho fatto, raga? Gol! Ho fatto gol! Con la telecamera storta. Io purtroppo con le mie ditone enormi ho sempre a toccare il touchpad. Qui l'ho toccato nel tentativo di fare la finta. Siamo riusciti comunque a fare gol. Siamo riusciti anche ad apprezzarlo da una inquadratura migliore, secondo me. Comunque, rivediamolo. La finta di Ardaiz che se la porta sul sinistro. Qui non benissimo la manna perché il tiro era abbastanza centrale. Adesso la rimettiamo alla telecamera come dovrebbe stare, ok. E quindi finisce il primo tempo. L'abbiamo ribaltata. Vabbè, comunque vantaggio più che meritato del Frosinone che ha colpito anche due legni. Facciamo un paio di cambi magari. Facciamo un paio di cambi. Mettiamo Joel Campbell al posto di Ardaiz. Metterei Lazar al posto di Lukaku e metterei. Ma sì, mettiamo Andy Carroll, dai. Anzi, no. Facciamo così. Facciamo così. Perché non mi va di togliere Pato che sta giocando bene. Vandenberg. Sì, però non ho voglia di fare di prendere i giocatori. Ragazzi, vale sempre il solito principio che non ho molta voglia di prendere i giocatori che prendono tutti nelle carriere. Comunque, mo vediamo. Perché in realtà non ho bisogno di coprire qualche ruolo. In particolare, Giovinco. Madonna, ragazzi, ma che gol ha fatto Giovinco! Ma che gol ha fatto Giovinco! Ma che gol ha fatto Giovinco! Dicevo, non ho bisogno di coprire qualche ruolo in particolare. Quindi possiamo permetterci di spendere questi soldi molto culatamente stavolta. Però lo prendi Palomino, Palomino lo voglio vedere. Adesso voglio vedere Palomino e Simic dopo. Palomino
Però ragazzi abbiamo visto un grandissimo gol adesso di Giovinco, tanta tanta roba. Bravo Conti. Tonali, Campbell, Giovinco sta partendo Mbaglia a destra, pallone per lui, il cross di Mbaglia sul terzo palo, tenta addirittura la conclusione della Sarri, la cicca clamorosamente. Mica è tua, bravo. Poi Mbaglia, Conti per Lazar. Sale a Schaff, Lazar a sinistra. Verticale per Pato, va dentro Giovinco. Si ferma Giovinco, 1-2 con Pato. Pato dentro per Conti col destro. Svirgola clamorosamente Conti. Continuiamo a sciupare. Occhio, occhio a Mastinu. Occhio a Mastino che ha già fatto male. Mamma mia, tiro deviato da Vicari, palla che sbatte sul palo. E sarà calcio d'angolo. Occhio allo Spezia comunque. Oppure prova a prendere come riserva Cosenza del Lecce. Sì, però ragazzi, dobbiamo. Va bene, non prendere i giocatori che prendono tutti, ma dobbiamo anche andare a fare le coppe europee. A un certo punto, Conti, Giovinco. Dai che ripartiamo. Pato chiede 1-2 a Campbell che prova ad accontentarlo, ma sono solo uomini in maglia nera. E allora Ceccaroni, bravo Juan, bravissimo. Tonali, Giovinco, per Pato, puntalo Pato, puntalo, puntalo. Porco demonio. Tra l'altro ragazzi, bella notizia per FIFA 20, parrebbe che la Lega di Serie B sia aperta alla cessione delle licenze per i videogiochi, e quindi potremmo avere la Serie B licenziata prossimo anno in FIFA. In quel caso ve lo dico adesso, carriera col Perugia. Dove va questo? Dove va? Dove va? Mamma mia. Grind salta, bravissimo. Maggiore. Mastinu, maggiore. Occhio, occhio, la palla dentro. Crimi, il tiro di Crimi. Palla fuori. Palla fuori. La caldara costa un botto. No, per la difesa mi stuzzica molto Milenkovic, sono sincero. Lazar, palla per Pato, dentro per Conti, viene fermato però Conti. Attenzione perché siamo scopertissimi senza un motivo, eh. Però infatti a approfittarne lo Spezia, ma mancano le qualità tecniche per farlo. Allora Gasperoni, Tonali, male, male Tonali, per fortuna recupera Mbaglie. Campbell cercava ancora Mbaglie, ma non un grande impatto sulla gara di Joel Campbell. Crimi. Occhio. Livello il cross. Krajnc la mette fuori. Poi Mbaglia in qualche modo. Vediamo se riusciamo a ripartire. Campbell chiede l'1-2 a Pato. Lo accontenta Pato. È andato via Campbell. Prova a sfidare in velocità la difesa Joel Campbell. Poi si ferma. Se la porta sul destro. Lo carica. Palla sul fondo. Dai, Lazar, bravo. Palla fuori. Lazar con le mani. Conti, ancora per Lazar. Centralmente per Tonali. Juan. Campbell. Bello il tocco, Giovinco, dentro per Pato. Pato se la porta sul destro, tenta al destro a giro il palo, ancora al terzo legno della partita, incredibile. Lazar con le mani. Conti. Ancora per Lazar. Palla dietro per Tonali. Che se l'alza, forse subisce fallo. Si gioca, la recupera Juan. Bravissimo. Poi Giovinco col tacco sbaglia. Esci. Conti. Sì, Conti. Gasperoni direttamente in avanti. Dove però non c'è nessuno. Finisce qui. Buona.